Ciao a tutti! Oggi nuovo consigli di lettura e per l'occasione volevo parlarvi di un maestro del terrore che ritengo anche decisamente un genio. Io non riesco a fare a meno dei suoi libri, anche se non stiamo parlando di romanzi, stiamo parlando di fumetti, più precisamente di manga. Io non sono un avido lettore di manga, non ne leggo tantissimi, però ci sono autori come Junji Ito, di cui parleremo oggi, di cui proprio non riesco a fare a meno. Quindi, se anche voi non siete dei manga addicted, diciamo, ma amate comunque le storie bizzarre, particolari, ben scritte e con una certa spinta surreale e visionaria, allora non potete lasciarvelo scappare. Se invece amate manga, probabilmente già conoscerete l'autore, oppure sarà l'ottima occasione per scoprirlo, perché stiamo parlando veramente di un maestro vero e proprio. Junji Ito, appunto, un autore che con il passare degli anni e con diversi titoli, in particolar modo due caposaldi, ha effettivamente creato un immaginario horror contemporaneo, con in realtà diverse influenze, ad esempio sia l'influenza occidentale, in primis Lovecraft, assolutamente, lo scrittore classico horror Lovecraft è da annoverare tra le chiarissime ispirazioni di Junji Ito, ma anche dal cinema occidentale, ad esempio a me vengono in mente banalmente Sam Raimi con La Casa, David Cronenberg, John Carpenter, ma non è solo il riferimento occidentale quello che interessa a Junji Ito, ma anche assolutamente il folklore e l'horror orientale, quindi giapponese in particolar modo, sia le leggende del folklore, quindi la tradizione horror giapponese, quella degli spiriti, degli yokai, o ancora dei cosiddetti obakemono, che sono i mostri, e anche a tutto, diciamo, tutta l'estetica del J-horror classica, anche se Junji Ito è uno che le regole ama sovvertirle, prende ispirazione e ribalta completamente, secondo la sua maniera, il suo immaginario, per creare nuovi immaginari. Ed è questo che secondo me lo rende un genio, anche perché obiettivamente la sua creatività e le sue opere veramente tendono a spiazzare e terrorizzare. Io per l'occasione ci tenevo a fare questo video per farvi conoscere un po' l'autore, mi sono riletto i due suoi capolavori, che sono Uzumaki, in primis, e Tomie, ma ho anche recuperato altre due sue opere, entrambe autoconclusive, che sono Gyo, Odore di Morte, e Black Paradox. Partirei subito con i due irrinunciabili titoli. Io partirei in realtà da Tomie, perché per quanto io conoscessi già Junji Ito di fama, derivata anche dai film che sono stati tratti dalle sue opere, ad esempio Tomie è una longevissima serie cinematografica horror giapponese, il primo manga che effettivamente ho letto dell'autore è stato proprio Tomie. Tomie che in realtà è composto da tre volumi che, grazie a Dio, in Italia sono stati raccolti in un unico malloppone di quasi 1000 pagine. Il seguente. L'edizione italiana, tra l'altro, è bellissima, è veramente curata. Ma di che parla questo libro? Allora, questo libro, diciamo che non è da considerarsi tanto come un'unica storia continua, ma sembra quasi composto, sembra però composto a brevi sketch, brevi storie d'impatto. Questo consente che la tensione sia pressoché costante e notare anche solo il tratto grafico. Ecco, Junji Ito non ha assolutamente un tratto grafico da manga classico, ma anche in questo ha il suo stile che per molti versi sembra anche pittorico, ed è una cosa che a me piace tantissimo. Ad esempio, nelle poche pagine a colori dei suoi volumi emerge anche lì una bellezza veramente straniante, anche perché solitamente le sue storie pullulano di terrore. Ma ora sto divagando. Tomie è splendido. Allora, di chi parla? Tomie, in sostanza, ruota attorno alla figura di questa misteriosa ragazza senza background, o così sembra, perché in realtà il fumetto parte proprio con
una ragazza che dice che la sua migliore amica Tomie è morta e che si conoscevano sin dall'infanzia. Quindi Junji Ito non lascia presupporre che questa Tomie sia sempre stata senza famiglia, sia sempre stata senza un'infanzia, ma lascia tutto in sospeso in un certo senso. Perché vi dico questa cosa? Perché Tomie è in realtà una ragazza immortale che si autorigenera all'infinito, anzi si moltiplica portando disordine, follia e morte. Tomie è una ragazza bellissima, è veramente una ragazza alla quale gli uomini e a volte anche le donne non riescono proprio a resistere. Diciamo che l'unico elemento che manca nel manga e che c'è nella trasposizione cinematografica è l'elemento LGBT. Infatti non è un mistero che Tomie abbia una carica più che orientamento, direi carica bisessuale, nel senso che riesce a raggirare a livello sentimentale erotico uomini e donne, mentre nel manga sono particolarmente gli uomini le sue prede preferite. Le donne solitamente diventano vittime quando sono colpite da una gelosia o quando i loro partner finiscono col seguire Tomie. Dico che non ha effettivamente un orientamento sessuale Tomie, nonostante abbia questa carica erotica, ha una carica erotica magnetica. Lei sfrutta la sensualità per avere ciò che vuole. Ma in un certo senso la cosa bella è che, per quanto sia una collezione di brevi storie e quindi autoconclusiva in un certo senso, dove l'unico leitmotiv è proprio Tomie che aggira le sue vittime, in realtà emergono pian piano dei tasselli della personalità della protagonista che compongono un quadro ben più complesso. Infatti sembra assurdo, più si prosegue, ma emergono anche le vulnerabilità di Tomie. Emergono anche degli aspetti psicologici molto particolari di questo personaggio. Ma dov'è sta la chiave horror? La chiave horror sta nel fatto che lei è in grado di manipolare le menti delle persone, dei suoi avventori, diciamo, che però ne fanno un'ossessione talmente grande che alla fine desiderano ucciderla. Tutti i ragazzi innamorati di Tomie finiscono effettivamente con il farla a pezzi, ma in realtà questo comporta la sua rinascita, perché da ogni pezzo del suo corpo Tomie si rigenera e diventano molte più Tomie, pronte a scatenare il disordine sociale sostanzialmente. Allora, il libro in sé è più che altro è da apprezzare anche solo per il fatto della visionarietà, se vogliamo, della carica visiva, dell'originalità visiva. Molto spesso Junji Ito in questo lavoro soprattutto lavora con il body horror, ovvero l'horror delle mutazioni, lasciandoci veramente spiragli del miglior Lovecraft, a mio parere, per quanto sia ambientato nel Giappone contemporaneo. Questo è veramente un gioiello, e il fatto che siano brevi storie, vi dicevo, ha una tensione pressoché costante, e questo vi consente effettivamente di terrorizzarvi. Io non ho mai provato sensazioni del genere leggendo un fumetto. Lui è veramente in grado di creare un'atmosfera e soprattutto una paura continuamente strisciante, nonostante ti metta in faccia all'assurdo, perché le sue storie sono decisamente assurde, come ad esempio quello che ritengo essere il suo capolavoro, ovvero Uzumaki, che in realtà è composto da 3 volumi. In Italia sono usciti i primi 2 per Star Comics. Non so se i 2 volumi comprendono in realtà i 3 volumi o se sono semplicemente i primi 2 e il terzo deve ancora uscire, non è uscito, non uscirà, non si sa. Fatto sta che, per evitare questo dramma, ho preso l'edizione inglese, che invece, esattamente come l'edizione italiana di Tomie, è un malloppone unico. Nel caso vogliate leggerlo in italiano, comunque tranquilli, esiste anche in italiano. Ecco, quando vi dicevo la bellezza dei disegni a colori, cioè è straordinario, è veramente straordinario. Ma Uzumaki in sé è straordinario. Allora, innanzitutto diciamo che è un horror decisamente originale, molto spesso grottesco, molto spesso fuori di testa, ma una volta che si entra nell'ossessione che lo anima, diventa realmente impossibile da dimenticare, diventa veramente una sorta di magic spell, di formula magica, di incantesimo effettivamente, incantesimo macabro. Allora, il libro
ha come protagonista Kirie. Kirie è una ragazza che abita in questa città che si chiama Kurozu-cho, una città apparentemente banale, una piccola cittadina della provincia giapponese, in un contesto abbastanza naturale. C'è la scuola, ci sono i paesani, tutti si conoscono perché è un posto molto piccolo, ma le cose iniziano a prendere una piega inquietante. Infatti, il padre del fidanzato di Kirie inizia ad essere ossessionato dalle spirali e lei se ne accorge nel momento in cui il padre sta filmando il guscio di una lumaca. Sembra semplicemente una stranezza di questo tizio, ma nel momento in cui l'uomo compra una centrifuga, e questa è una delle scene più assurde delle prime pagine, compra una centrifuga e decide di immolarsi e di suicidarsi nella centrifuga in modo da morire a forma di spirale, le cose si mettono decisamente male. Tant'è che, mentre all'inizio sembra quasi una raccolta di bizzarrie legate appunto all'infausta forma delle spirali, che diventano l'ossessione e il terrore più grande di questi cittadini, sia nel punto di vista effettivamente splatter gore più tetro, ma anche in scelte grottesche, quasi humor. Ad esempio, i capelli di Kirie iniziano effettivamente ad essere posseduti e i riccioli iniziano ad assumere la forma delle spirali. Nella prima parte del libro ci sono queste stranezze che sembrano, in un certo senso, sì, inquietare il lettore, ma quasi tranquillizzarlo, nel senso: tranchi, tranchi, non andrà oltre così. Succedono delle cose veramente paurose, ma siamo sempre sul... ma tranquillo, siamo sempre sul filone comico, black humor, sì, horror, ma comunque con un filo grottesco. Giugito te la mette negli Zebedei, perché a buona metà del libro il romanzo grafico, che sembrava semplicemente come in tomi una successione di sketch, in realtà inizia ad essere estremamente lineare. E quindi la follia prende il sopravvento, Uzumaki diventa effettivamente un horror apocalittico, e sulla parte finale, che ritengo la più riuscita in assoluto, si toccano veramente dei vertici lovecraftiani stupendi. Ma soprattutto il finale, che naturalmente non vi svelo, ma voglio mostrarvi solo un'immagine così per farvi capire la potenza grafica, il finale rimane una pugnalata al cuore. È una pugnalata al cuore. Cioè, è assurdo. Io lo reputo veramente un capolavoro. Ed è anche interessante il background di Uzumaki, perché Junji Ito ama sovvertire le regole, ama rovesciare i simboli e dar loro un altro significato. E l'idea dell'ossessione delle spirali deriva anche dal fatto sia che la spirale è comunque una forma geometrica misteriosa, ma dall'altro lato anche per il fatto che nella cultura giapponese la spirale è un elemento positivo, è un elemento di equilibrio, è un elemento che nella stessa arte del fumetto viene utilizzato con scopo positivo. Ad esempio, lui stesso rivela che i disegnatori giapponesi, per evidenziare il calore delle guance di un personaggio kawaii o carino, si usa mettere le spirali sulle guance per dire è tenero, è carino, è una cosa cute. Ecco, la cosa che ho amato anche di questo lavoro è come Junji Ito abbia voluto giocare e ribaltare le regole del manga, in un certo senso, creando un carnevale di macabro assolutamente spiazzante. Ma la cosa assurda è che, lavorando a questo libro, lo stesso Junji Ito è rimasto ossessionato dalle spirali. Cioè, adoro. Vabbè, Uzumaki e Tomie sono i due capolavori, ma volevo leggere anche qualcosa di nuovo. E quindi Black Paradox e Gyo. Gyo è l'altro suo libro famoso, e partirei proprio da questo, nel senso che questo libro segue folle come sempre. Tutti i libri di Junji Ito, i più riusciti e meno riusciti, sono completamente fuori di testa. Gyo segue, diciamo, più uno stilema da B-movie americano. Ok, sembra ispirarsi a quel filone lì. Tant'è che l'ombra di Sharknado sembra essere dietro l'angolo, anche se ovviamente siamo nel mondo magico di Junji Ito, e quindi in realtà quella che sembrava una premessa da B-movie diventa ben presto un indimenticabile inferno, che in un certo senso diventa estremamente affascinante. Il libro, che reputo un vero
proprio romanzo, parte come con uno stilema classico degli horror. Coppietta molto bella, molto carini, tutti e due molto attraenti, vanno al mare in vacanza, che moda, che gioia, finché non appare questa misteriosa creatura che pare essere un pesce con delle zampe, che quindi sa camminare. Kaori, la protagonista femminile, inizia ad avere questa sorta di angoscia derivata dal fatto che c'è una puzza incontrollabile, una puzza che sa di morte, da qui l'odore di morte del titolo, e soprattutto iniziano a sbucare queste creature infernali ovunque. Il libro appunto segue uno stilema che porta in territori apocalittici ancora, e ho amato molto come Junji Ito abbia qui giocato con il trash, perché il tipo di cinema a cui si ispira è quello trash di movie, Shark Attack, Sharknado, eccetera, ma non si è mai, mai andato a infilare nell'involontariamente brutto. È riuscito a creare una storia veramente terrificante. Quello che probabilmente i creatori di determinati film hanno voluto rendere non ce l'hanno mai fatta. Ma la vera chicca di questo libro è assolutamente il racconto finale. È un raccontino extra di poche pagine. Gio esiste appunto in italiano, uscito per Star Comics. C'è questo raccontino finale che è geniale, che si chiama Il mistero della faglia Amigara, che è un racconto di alcuni visitatori, turisti, su questa faglia creata da un terremoto. La faglia però è composta da figure umane e i visitatori sono convinti che ogni figura corrisponda a ciascuno di loro, e quindi uno dietro l'altro si infileranno dentro questi buchi senza più uscirne. Terrificante, questo è veramente terrificante, ma soprattutto l'originalità delle sue storie è la cosa che mi colpisce sempre. L'ultimo libro, che è quello che mi è piaciuto meno, ma che reputo comunque interessante, è Black Paradox, che parte da un'intuizione geniale. Quattro personaggi, quattro aspiranti suicidi, si scoprono online, si conoscono online e decidono di uccidersi assieme. Le cose vanno storte però perché una di questi aspiranti suicidi deduce che le persone che l'accompagnano in macchina in realtà non sono reali persone, perché loro si mettono in viaggio e i motivi per cui hanno deciso di uccidersi è che hanno l'impressione, chi più chi meno, di avere un doppelganger, che è un doppio perfetto di se stessi, che si dice una volta visto la morte incombente. Tutti hanno questa sensazione di avere un doppio, eccetto la protagonista femminile Marceau, che invece ha una sorta di sesto senso, un'angoscia che qualcosa di terribile sia per accadere. E lei si rende ben presto conto di essere in macchina con i doppi dei veri suicidi. Questo punto di partenza, vi dico solo che come procede la storia è assurdo, nel senso che non va assolutamente dove pensate vada a parare, diventa un mix tra il body horror e il fantascientifico, in una sorta di storia che è decisamente fuori di testa, pazza, sembra che metta tanta carne al fuoco, ma Junji Ito è un eccellente narratore, oltre che un eccellente disegnatore, e quindi alla fine tutti i nodi vengono al pettine, tutti i punti vengono congiunti con enorme coerenza. Tuttavia, a livello di storia, secondo me mancava quel brivido che ha reso grandi i suoi capolavori. Si tratta comunque di una lettura estremamente piacevole, visionaria e pazza come al solito, ma se non avete mai letto nulla di Junji Ito, vi consiglio assolutamente Tomie e Uzumaki, imperdibile quelli. Ma detto ciò, io spero di avervi incuriosito un po' di questo autore che io reputo veramente geniale. Fatemi sapere se lo conoscevate già, se avete letto i suoi libri, se vi piacciono o non vi piacciono, se vi interessano o non vi interessano. Cosa leggereste di Junji Ito tra quelli che vi ho presentato? Io vi aspetto a un prossimo video, intanto vi mando un bacione, ciao ciao!